La cosa che mi è sembrata particolare e che metto a fattor comune è che non abbiamo parlato di imprenditore, abbiamo parlato di innovazione, senza richiamare citazioni dotte dell'imprenditore schumpeteriano. Il dato vero è che l'imprenditoria media italiana è sempre stata in grado di innovare su quelli che sono i processi produttivi core. Un'azienda che produce dei manufatti tessili continua a investire oggi sul cambiamento dei macchinari per produrre nuovi manufatti. La cultura che manca è qual è il reale apporto che viene dato dai processi di informatizzazione su queste attività. Abbiamo 3 milioni di aziende in Italia, a grandi linee. Di questi 3 milioni di aziende, ho sentito parlare a più riprese, anche nell'ambito qua da alcuni colleghi, solo di un segmento di aziende, probabilmente le 200-300.000 aziende che hanno al proprio interno un responsabile dell'information technology che è in grado di interloquire con noi e capire qual è l'impatto positivo di un processo di informatizzazione. Il problema non sono quelle 200.000 aziende, il problema sono gli altri 2.800.000 che non hanno un responsabile di information technology e che hanno difficoltà oggettive a comprendere perché devono innovare un processo che non è core, prendendosi dei rischi e valutando come opportunità quello che citava Enrico Pazzaglio, che hanno citato anche altri colleghi, il total cost of ownership, la riduzione del personale, che per loro non è quantificabile. In tutto quanto questo contesto, in realtà, l'elemento chiave, almeno per quanto riguarda il mondo del privato, sono coloro i quali sono i veri capi dell'information technology di queste piccole e medie aziende, che sono 31.000 fiduciari, che sono coloro i quali gestiscono ad oggi le soluzioni informatiche delle piccole e medie aziende italiane. Il modello di business nuovo che abbiamo citato tutti, che è il cloud computing, mette in forte crisi il modello di business di questi 31.000 fiduciari, perché all'estero e non in Italia questo modello cosa fa? Disintermedia, butta fuori questi 31.000 intermediari, facendo sì che le grandi aziende prendano contatto direttamente col cliente e quindi si impadroniscano della relazione col cliente. Allora probabilmente uno degli elementi, e lo cito perché questa riteniamo come Telecom Italia essere una delle possibili soluzioni e siamo qua presenti a SMO per questo, uno dei punti fondamentali è convincere e portare sul campo soluzioni che facciano sì che questi 31.000 fiduciari, che sono coloro i quali decidono le soluzioni informatiche delle piccole e medie aziende, ritrovino un loro modello di business, perché se no il colloquio tra le nostre grandi aziende e il cliente finale non è facile e non è banale. Nel 2012 com'è possibile che ci siano delle aziende che non hanno una finestra sul web? Dare la possibilità a quelle aziende che ancora non ce l'hanno di provare determinati servizi senza impegnarsi per i prossimi anni, secondo me è un elemento fondamentale, ma soprattutto facendolo coinvolgendo i 31.000 fiduciari, è una delle cartine tornasole.